Un cordiale buon pomeriggio dallo Stadio Adriatico, dove tra pochi istanti Pescara ed Atalanta si affronteranno per la seconda giornata del campionato di Serie A 91-92. Pescara, che si è reso protagonista di un'ottima stagione nel giorno di andata, infatti dopo aver collezionato 18 punti ha ottenuto durante la prima gara di ritorno un pareggio a San Siro contro il Milan, per cui di punti ne ha 19 fino adesso. Uno in meno l'Atalanta di Giorgi, che forse si aspettava qualcosina di più dai suoi, ma che comunque sta disputando una fase di campionato in assoluta tranquillità. Sono infatti 5 e 4 i punti di vantaggio sulla zona salvezza, obiettivo minimo per gli orobici e massimo, diciamo, per la squadra di Galeone, che però sta davvero sorprendendo tutti, soprattutto gli addetti ai lavori che la vedevano tra le papabili alla retrocessione. Arbitrerà l'incontro il signor Rodomonti di Teramo, tutto è pronto per il calcio d'inizio. 5 minuti passati dal calcio d'inizio decretato dal signor Rodomonti, ed è il Pescara ad avere la prima occasione con Frederic Massara, che dal centro-sinistra prova ad andare a tiro, palla che dritta per dritta termina alla destra del palo difeso dal portiere dell'Atalanta. Risponde subito l'Atalanta con Bianchesi, che ispirato dall'assist di Nicolini prova ad andare al tiro. Ecco la conclusione del centravanti dell'Atalanta, palla deviata da Ferretti che termina in calcio d'angolo. Ripartenza del Pescara al 19°, forse viziato da un fallo di Pagano a metà campo non rilevato da Rodomonti. Nonostante le proteste dell'Atalanta, la palla poi da Martorella arriva a Massara, il tiro dell'11 del Pescara ed il gol. Pescara che passa in vantaggio quando siamo appunto al 19°, azione che viene contestata dai giocatori della Dea, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la marcatura di Massara. Pertanto Pescara 1, Atalanta 0. Sempre Pescara in proiezione offensiva da Massara, la palla è buona per Eddie Bivi, che dovrà riuscire a colpirla in una salva di giocatori dell'Atalanta. Ecco la conclusione del centravanti del Pescara, palo pieno alla destra di Ferroni, che sembrava battuto ma che ha la fortuna di ritrovarsi il pallone tra i piedi. Siamo al 25°, Pescara 1, Atalanta 0. E un'Atalanta molto nervosa non riesce a replicare il gol del vantaggio del Pescara di Massara. È ancora il numero 11 pescarese che ha una buona opportunità quando siamo giunti alla mezz'ora di gioco. Ecco il tiro dell'attaccante di casa e c'è il raddoppio, un altro gol splendido. Massara va a festeggiare proprio sotto la curva dei suoi tifosi che intonano cori per lui. Pescara strabiliante nella prima mezz'ora di gioco, 2-0 sull'Atalanta. Non c'è reazione da parte dell'Atalanta nei primi 38 minuti del primo tempo, non ha mai calciato verso la porta di Savorani con pericolosità, anzi ancora Bivi che prova a sfruttare un contropiede degli abruzzesi per andare al tiro, tiro che piglia ancora il secondo palo di giornata per il Pescara, che oltre alle due marcature ha centrato due volte i legni della porta di Ferron. E sul proseguo dell'azione il pallone termina ancora Massara, vero mattatore dei primi 45 minuti di gioco, il tiro del numero 11 pescarese, la tocca Ferron ma non basta, la palla si impenna e termina sotto la traversa, 3-0 del Pescara al 42°, clamorosa tripletta di Massara. Siamo al 53°, l'Atalanta tenta di provare a rientrare in partita sotto di 3 gol contro un Pescara scatenato e trascinato da Massara, lo fa con Bordin, il tiro del mediano dell'Atalanta, bravissimo Savorani a respingere la conclusione del centrocampista orobico. Siamo al 65°, Pescara in assoluto controllo della partita, avanti 3 gol contro l'Atalanta, ci prova ora Bianchesi almeno per dare un senso a questa ripresa del tiro, palla colpita male e ampiamente sul fondo. Ma basta lasciare un minimo di manovra a Pescara per avere un'occasione da gol. Da Massara la palla arriva a Martorella, tutto solo sul centro-sinistra, il tiro, palo, il terzo palo del Pescara che avrebbe potuto davvero dilagare oggi. 3 gol e 3 pali colpiti dalla squadra di Galeone, assoluta padrona del campo contro l'Atalanta di Giorgi.
E siamo giunti all'85esimo, ormai la partita non ha più niente da dire se non per Massara che, autore di 3 gol, vuole addirittura fare poker, ma alla conclusione è tutto solo di sinistro, ma stavolta è Ferron a dire di no al giocatore del Pescara. E termina con il netto successo del Pescara contro l'Atalanta per 3-0 questa partita valida per la seconda giornata di ritorno della stagione 91-92. Un Pescara trascinato da Massara che è stato capace di realizzare 3 reti nel primo tempo. Partita chiusa quindi già al 45esimo, il Pescara ha colpito anche 3 pali, mentre l'Atalanta non si è mai fatta vedere con pericolosità dalle parti di Savorani. Successo quindi netto e meritato per Galeone che vede il suo Pescara raggiungere 21 punti, staccare di 3 l'Atalanta, ma soprattutto ipotecare davvero già una stagione tranquilla e una salvezza anticipata che in pochi da queste parti prevedevano. Grande festa pertanto tra i tifosi pescaresi che stasera potranno festeggiare tra arrosticini e vino bianco, un bellissimo Trebbiano d'Abruzzo, magari di Marina Helvetici. È tutto dallo stadio di Pescara, ribadendo che la squadra di casa ha battuto per 3-0 l'Atalanta.